paese mio che sta sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. L'annoia, l'abbandono, niente, sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio la via. Che sarà, che sarà, che sarà? Per far confusione, il cuore mio.
Siamo qui a Vrasi dopo uno spettacolo meraviglioso e abbiamo il piacere di avere con noi i grandi amici, i ricchi e poveri. Perché ricchi e poveri? Il nome ricchi e poveri? Sì, perché... ci ha dato questo nome perché inizialmente eravamo proprio senza una lira, però eravamo ricchi di entusiasmo, allora il nostro produttore ha pensato bene di darci questo nome, ricchi di spirito e poveri di tasca. Io agli amici mi permetto di dare del tu. Ecco, per la ricchezza, che cos'è la ricchezza maggiore per te? La ricchezza maggiore è stare bene in salute, prima di tutto, perché quando si sta bene in salute e si ha voglia di fare, si riesce a fare qualche cosa che poi prima o poi ti appaga in qualche maniera. Bene, come fate ad essere sempre così giovani? Siete giovani per quanto riguarda l'attualità musicale? Ma io penso che non ci sia una formula, così facciamo le cose che ci piacciono e ci divertiamo a fare queste cose. Ecco, io dicevo ad alcuni amici che ricchi e poveri non tramonteranno mai perché rappresentano un mito della musica leggera italiana, forse per la vostra simpatia, forse per la vostra semplicità e soprattutto per la vostra bravura. Ecco, voi siete ritornati in Calabria, che cosa ricordate della Calabria in particolar modo? Quale locale? Ma noi abbiamo cantato parecchio tempo a San Geneto Lido, al castello. Sì, dove al castello. È diretto proprio da me, sì, allora. Abbiamo un bellissimo ricordo del castello, era un posto bellissimo, un locale bellissimo all'aperto, abbiamo cantato per parecchio tempo lì, parecchi anni fa. Quanti anni fa? Sarà... anni 70. Sì. Prima ancora. 69, 68, 68. E che cosa facevano? Piano bar allora oppure lo stesso genere di musica? No, si ballava, eravamo due gruppi, noi un altro gruppo che ci alternavamo, la gente ballava, si chiamava 5 Stelle il locale, me lo ricordo. È stato era l'anno della discesa sulla Luna. Mi ricordo che quella notte lì siamo stati poi davanti alla televisione a vedere lo sbarco, sì, in diretta, ma eravamo alle nostre prime armi, ai nostri grandi entusiasmi e parecchi anni di meno, quindi ci sono i ricordi belli, è chiaro. E anche gli amori belli. Anche gli amori belli, c'erano le stelle che brillavano. Che cosa ami di più della donna? Della donna? La donna amo di più, cosa posso amare di più? No, in quel senso lì la donna è donna. La donna per me ideale è quella che sta zitta. E per te? L'uomo ideale? È difficile. Quello che parla? È uno che parla ma che non dice bugie. Tu sei innamorato della vita? Beh certo. Che cosa ami di più? Amo la vita, amo la gente, amo le cose belle, amo le persone buone, amo tutte le cose positive. Con la serata di stasera, il pubblico, la gente, questo ambiente, che tue considerazioni? A me è piaciuto moltissimo perché la gente si è divertita insieme a noi. Il posto era stupendo, c'era un'atmosfera molto bella, la gente molto calda, è il massimo che si possa desiderare. Ma tu hai fatto già anche cabaret? No, veramente ho fatto più il vassoio che non il cavallo. No, qualche battuta, qualcosa. Ma sei bravissimo. Ma no, mi diverto. No, riesci a tenere il pubblico allegro. Ecco, un saluto agli amici di Telediamante della Calabria. A tutti gli amici di Telediamante.